Daniele Mancastroppa, alla tua seconda presenza dopo il ritorno a Brignano, il tuo ingresso è coinciso con un cambio di ritmo alla Brignanese che le ha consentito di conquistare il pareggio. Sì, secondo me stavamo giocando bene. Abbiamo regalato il primo tempo che eravamo troppo lunghi. Abbiamo capito a fine primo tempo di accorciare un attimo. Loro erano anche un po' stanchi perché hanno corso il doppio di noi al primo tempo. Siamo riusciti a stringere tra metà campo e l'attacco. Siamo riusciti a fare un 1-1 e si poteva fare anche il 2-1, come si poteva perdere, quindi è giusto l'1-1. C'è da dire che in effetti sotto il profilo fisico ci avete creduto fino in fondo, oltre che ovviamente per le motivazioni. Sì, esatto, potevamo, vedendo che loro erano molto più stanchi di noi, crederci un po' di più rispetto a loro era un minimo da fare, però la stanchezza comunque la sentivamo anche noi, è giusto così, è andata giusta così. Anche nel girone di ritorno, dove peraltro la Brignanese non ha ancora perso, continua a faticare un po' in casa, due pareggi e sembra più favorito il cammino in trasferta. Sì, quello secondo me conta tanto e conta no, nel senso che ogni partita è a sé, secondo me quello che bisogna fare è crederci ogni domenica come abbiamo fatto in queste tre domeniche, che sono convinto che i risultati, se si continua così, devono per forza arrivare.